Per Maria e Giuseppe il viaggio non fu facile, perché Betlemme era posta su un monte e quindi le strade erano tortuose e pericolose. La gravidanza di Maria stava per giungere al termine. Giunti a Betlemme al calar del sole, stanchi del viaggio, cercarono riparo per dormire. Videro in lontananza una locanda e si avvicinarono. Potete ospitarci per la notte? Siamo venuti per il censimento e mia moglie è stanca per il lungo viaggio. Mi dispiace, ma non abbiamo posto per voi. Nonostante il rifiuto ricevuto, Giuseppe e Maria si mettono pazientemente alla ricerca di un'altra sistemazione. Potete ospitarci per la notte? Siamo venuti per il censimento e mia moglie è stanca per il lungo viaggio. Mi dispiace, ma non abbiamo posto per voi. Andate verso la campagna. Là ci sono grotte e stalle per ripararvi. E così Giuseppe e Maria si incamminarono verso il luogo indicato. Si avvera così la profezia di Isaia. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare.
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Improvvisamente nella notte una grande luce li avvolse e apparve loro un angelo del Signore. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: Non temete, pastori, ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia. Presto, andate! Apparve nel cielo stellato una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e cantava. Appena l'angelo si fu allontanato, i pastori, ancora stupiti ma curiosi, si dissero: Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. E così i pastori si avviarono per raggiungere la grotta indicata dall'angelo e per offrire i loro doni. Sappiamo quanto queste lunghe notti siano fredde, perché tutte le notti rimaniamo a guardia delle nostre pecore. Ti abbiamo portato perciò questa lana, affinché tu possa riscaldare il tuo piccolo corpo, ora che hai scaldato il nostro cuore. Si avvicinano alla capanna alcuni contadini portando i frutti della loro fatica. Ti offriamo del latte e delle uova. Accogli la nostra fatica quotidiana e ricordati di noi e del nostro amore verso di te. Anche i fruttivendoli desiderano offrire i prodotti della terra da loro coltivati.
Non siamo ricchi, ma sappiamo amare e lavorare la terra che molti non amano e non rispettano. Essa continua, nonostante tutto, a donarci frutti buoni e succosi. Te li offriamo, accettali, benedicili e fa che siano consapevoli di essere strumenti nelle mani di Dio. Venditori di spezie, olive e pesce lasciano ai piedi del bambino il frutto del loro lavoro quotidiano. Le nostre spezie vengono da molto lontano, dove c'è tanta povertà. Benedici quelle terre e fa che le persone possano avere un lavoro e non siano costrette a lasciare i loro cari. Il nostro è un mestiere faticoso, ma lo facciamo volentieri, perché sappiamo che la nostra fatica diventa cibo sulle tavole di tutti. Ti doniamo un cesto delle nostre olive, certi che tu le saprai apprezzare, perché è dono di noi stessi a te. Siamo persone semplici e fiduciose. Abbiamo gettato le reti in un mare burrascoso perché una voce ci invitava a fidarci della presenza di Dio accanto a noi. Abbiamo fatto bene. La pesca è stata abbondante e siamo riusciti anche noi a venire ad adorarti e ad offrirti una parte del nostro lavoro. Un gruppo di panettieri depone davanti alla capanna una cesta ricolma di pane fresco. Sappiamo che sei ancora piccolo per gustare il pane che per noi è il cibo quotidiano. Te lo offriamo perché tu possa distribuirlo a tutti, quelli che sono meno fortunati di noi. Una candida veste viene donata da un gruppo di lavandaie. Abbiamo avuto notizia della nascita di un bambino che diventerà un grande re, ma che ora giace in una mangiatoia. Per questo abbiamo portato questa veste pulita e queste fasce. Siamo felici perché sappiamo che oggi, con queste nostre piccole cose, diventiamo anche noi importanti presso Dio. Le infaticabili dita delle ricamatrici hanno confezionato una calda e preziosa coperta. Abbiamo saputo della nascita di un bimbo, Re del mondo, annunciato dai profeti, e abbiamo preparato una copertina di lana che lo riscaldasse. Accetta la nostra offerta e fa che nel mondo non ci siano persone sole e che muoiono di freddo.
intagliano e lavorano tutto il giorno pezzi di legno. Anche i falegnami si recano ad offrire doni al bambino. Gesù, sei il nostro re, un re diverso da tutti gli altri. Sei nato povero, ma sai portare a tutti noi pace e speranza. Hai accettato di dormire come tanti poveri sulla paglia, ma noi vogliamo donarti questa culla, opera delle nostre mani e del nostro amore per te. A rallegrare questo momento di gioia e letizia arriva un gruppo di musicisti. Il nostro mestiere è quello di rallegrare la gente che incontriamo. Oggi però siamo noi ad essere rallegrati davanti a tanta bellezza. Non avendo altro da donarti, ti offriamo uno dei nostri strumenti affinché tu possa radunare a te tutte le persone di questo mondo. Al tempo di re Erode, alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme. Ciascuno nel proprio paese, studiando il cielo come a loro piaceva, avevano visto apparire una nuova stella, diversa da tutte. Secondo i loro studi, essa indicava la nascita di un re, il re più importante del mondo. Così, studiosi ma semplici, sapienti ma umili e certi che non si conosce mai abbastanza e che tutta la vita ci è data per conoscere il mistero che fa ogni cosa, si misero in cammino. Arrivati a Gerusalemme, i magi domandarono: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo». Queste parole misero in agitazione tutti gli abitanti di Gerusalemme e specialmente re Erode. «Soldato, chiama i sommi sacerdoti e i maestri della legge». Thank you.
ditemi, in quale luogo deve nascere il Messia? A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda. Da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, così anch'io andrò ad adorarlo. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella capanna, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostrati lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono oro, incenso e mirra. Il primo ad offrire il proprio dono è Gaspare. Cercavo un re ricco e potente, ma trovo un bambino in una mangiatoia e guardandolo ho l'impressione di essere chiamato per nome. Ti porto in dono dell'oro prezioso, una ben piccola cosa rispetto a quello che sento nel cuore. Ho sempre cercato qualcosa, dovevo cercare qualcuno. È questo bambino il segreto prezioso che da sempre vado cercando. Il secondo dono è offerto da Melchiorre. Dopo giorni e giorni di cammino, la stella si è fermata. Pensavamo di averla perduta a Gerusalemme e invece l'abbiamo ritrovata qui, ad indicarci colui che tutti hanno atteso. Ti porto in dono dell'incenso, simbolo dello sforzo umano per raggiungere Dio, ma è poca cosa rispetto a ciò che qui abbiamo scoperto. Dio è alla ricerca dell'uomo e per questo si è fatto bambino. L'ultimo re ad offrire doni è Baldassarre. Dio ha molti modi per guidare le persone al suo figlio Gesù. Io mi sono fidato di un segno dal cielo, mi sono fidato di una stella, ed ora sono qui per adorarti. Ti porto in dono la mirra. Nella mia vita tante volte mi sono chiesto dov'è la vera giustizia e la vera pace, e spesso chi per esse combatte muore senza raggiungere lo scopo. Ma ora, guardando questo fanciullo negli occhi, sento che il suo regno è un regno di verità, di pace e di giustizia. Di fronte all'immagine di Maria, Giuseppe e del piccolo Gesù, che rappresenta tutte le nostre famiglie, ed in preparazione alla giornata mondiale della famiglia del prossimo giugno, ascoltiamo l'esperienza di una coppia che ha scelto di adottare un bambino, concreto gesto di speranza.
Caro Gesù bambino, ci troviamo davanti a te questa sera, ma non vogliamo chiederti un regalo, anzi ringraziarti, perché i doni, se dobbiamo essere sinceri, ce li hai già fatti. Sono tre bellissimi doni, i nostri figli, amati e desiderati con tutto il cuore. E dobbiamo svelare un segreto. Il tuo intervento nella ricerca dei figli è stato divino. Hai illuminato, come una stella cometa, la nostra strada per condurci all'incontro con il nostro terzo figlio. E come non ringraziarti di questo? Certo, essere famiglia in questo periodo non è semplice. Siamo fuori moda. Per noi la famiglia è vivere insieme il quotidiano, ma vivere intensamente, non sopravvivere. Cerchiamo di fare insieme le cose e siamo contenti nel vedere che i nostri figli partecipano attivamente, divertendosi. Vogliamo che i nostri figli non diventino indifferenti al mondo, alle persone e alla natura. Crediamo nell'amore, nell'amicizia e nel rispetto e ci auguriamo che questi sentimenti possano rimanere ben presenti nei nostri figli da adulti. Quando abbiamo chiesto loro di aiutarci a scrivere questa lettera, nostra figlia, ridendo, ha descritto la nostra famiglia come un disastro. Ci piace pensare a questo termine come l'insieme delle emozioni che si alternano all'interno della famiglia durante il corso della giornata. Passiamo dallo sgridare i figli per stare composti a tavola, al ridere dell'espressione buffa che, un istante dopo, uno di loro si inventa. Gioie e difficoltà si alternano. Bisogna essere in grado di gioire e ringraziare Dio per i momenti di sole e di gestire quelli più oscuri. La nostra famiglia non è un feudo isolato, bensì siamo aperti all'accoglienza e vediamo come tali esperienze siano vissuti naturalmente e con gioia dai nostri figli. Vivere la famiglia è naturale, è avvincente, è divertente. La famiglia è un'inesauribile fonte di energia che alimenta la vita di tutti i componenti, un'energia viva, in continuo mutamento, che fornisce prezioso carburante a noi genitori e ai nostri figli. Avvicinandoci al Natale, la cosa più naturale che vorremmo condividere con voi è augurare a tutti buona famiglia. I Magi hanno portato doni di grande valore, ma Gesù ha apprezzato moltissimo anche i doni più umili, come quello dei pastori, che erano le persone più povere andate a rendergli omaggio. Ha gradito tantissimo i loro regali perché sono stati offerti con il cuore. Gesù è nato proprio per portare nel cuore di tutti gli uomini la pace e l'amore. E anche noi, che siamo in viaggio per l'universo, dobbiamo accoglierlo come Salvatore del mondo e far festa con Lui. Buon Natale a tutti! Ed ora, per ringraziare tutti i partecipanti e il pubblico, ci sarà del buon vin brûlé, del tè caldo e della polenta con formaggio. Alla locanda!